Avete mai sentito parlare di home staging? Che cos'è? A cosa serve all'interno di una strategia di compravendita immobiliare? Bene, lo scopriremo oggi con questa chiacchierata. Siete di nuovo in compagnia di Laura Croce e stiamo tornando a Cagliari per parlare con Cristiana De Maria, agente immobiliare affiliata Remax. Cristiana, grazie di essere tornata a parlare con noi. Grazie a te, Laura. Ciao. Ciao. Allora, home staging, che cosa vuol dire? Allora, la traduzione esatta all'home staging significa mettere in scena una casa. È una tecnica di marketing molto molto efficace, direi efficace anche più dell'open house, perché sostanzialmente io la chiamo un po' una tecnica detta volgarmente di trucco e parrucco della casa. Cioè, allora, innanzitutto premetto che l'home staging, come al solito, così come tutte le altre strategie di marketing di cui abbiamo parlato, nasce negli Stati Uniti da un'idea di Barb Schwartz, un agente immobiliare appunto statunitense, che ha ideato questa strategia di marketing. Quindi ha pensato a come sistemare le case per renderle più attraenti. E quindi l'home staging nasce proprio per questo. Quindi le case vengono sistemate e a volte riarredate di sana pianta per renderle più attraenti e più appetibili per i potenziali acquirenti. Non so se ti è mai capitato di vedere in giro, su internet ci sono ormai diverse figure professionali che fanno questo lavoro e devo dire che le foto del prima e dopo sono eccezionali. Io stessa da poco ho messo in vendita un immobile proprio con questa tecnica, una casa arredata però molto disadorna, insomma, i letti con i materassi a vista. A quel punto è bastato dare una sistemata, mettere un bel copriletto, dei cuscini adeguati, una buona illuminazione, qualche candelina qua e là, ed ecco che il gioco è fatto. A volte costa poco sistemare le case per essere messe in vendita. D'altronde il proprietario, come al solito, vuole sempre ricavare il miglior prezzo nel minor tempo possibile e quindi anche l'immobile però deve essere messo in condizioni di essere venduto al miglior prezzo e quindi deve essere presentato come, insomma, come Dio comanda. E quindi l'home stager è una figura che veramente fa tante cose, perché a volte non è solo mettere due cuscini o un copridivano, spesso e volentieri bisogna anche tinteggiare e fare dei lavori che importano. Insomma, come avrai visto anche negli Stati Uniti, insomma, pullulano di programmi sull'home staging, anche in Italia, insomma, ormai su Sky vediamo diverse trasmissioni su questo. E quindi è una strategia di marketing che veramente aiuta, perché rendere la casa attraente, ordinata, pulita, addirittura quando facciamo l'home staging, anche durante gli open house, per esempio, usiamo la tecnica di mettere qualche brioche nel forno per far profumare la casa. Quindi questo far godere al cliente della vista di una bella casa ordinata, sistemata, e poi anche del profumo, magari di una torta appena fatta, e, insomma, il gioco è fatto. Ecco, veramente bastano pochi semplici trucchi e cambia tutto. Ma infatti è questo, io credo che faccia proprio la differenza fra una compravendita normale, tradizionale, come non si dovrebbero più fare, e la compravendita appunto 3.0. Complimenti a Remax. Grazie. Per aver pensato, per aver importato questa tecnica anche qua in Italia. Cristiana, so che c'è molto altro di cui parlare, ma la rimandiamo la prossima volta. Grazie mille di essere stata con noi oggi. A presto. Grazie a te, Laura. A presto, ciao.